Ok, direi possiamo cominciare sulle 11, siamo in circa, siamo in 7 persone, probabilmente qualcuno si aggiungerà durante la chiacchierata. Quest'oggi mini webinar, porta via forse una mezz'oretta, sulla nuova serie di Nuova Generazione Inverter R5 che qua da noi non sono ancora arrivati, arriveranno per agosto, quindi pronti per settembre, arriveranno sia gli inverter che le relative certificazioni. Quindi questa è un po' un'anteprima su questi nuovi prodotti. Andiamo a vedere un po' più il dettaglio. Vi farò vedere i modelli, le nuove caratteristiche dei modelli e alcune funzioni nuove che verranno introdotte con questi nuovi R5. Poi per quanto riguarderà invece dettagli un po' più tecnici che relativamente all'installazione o alle configurazioni, insomma, roba un po' più corposa per chi poi metterà le mani sulle macchine, ne riparliamo giovedì, sempre giovedì questo, allo stesso orario alle 11 e sempre su questo Zoom, su questo link. Vedremo anche dei filmati che un po' più esplicativi e quant'altro. R5, la R sta per rooftop, quindi inverter di piccola taglia, inverter che vanno su tetto, quindi sia per applicazioni residenziali che per applicazioni industriali, di quinta generazione. Si presentano in questa maniera, gli hanno intenzionalmente dato una forma un po' da elettrodomestico, proprio per il fatto, una forma e un colore. Proprio il fatto che sono stati pensati per applicazioni residenziali, quindi l'hanno associato alla caldaia piuttosto che al condizionatore, al climatizzatore, e quindi il fatto di entrare in casa ha voluto dargli questo colore bianco per renderlo un po' più da casa, mettiamo così, più residenziale. Buongiorno, mi scuso con Vargas che ho appena fatto entrare, pensavo di aver fatto entrare poco fa, in realtà avrei preso una svista. Comunque questa è la prima slide, quindi si è perso praticamente nulla. Benvenuti a tutti. Nel frattanto, siccome sento dei rumori di fondo, c'è qualcuno con il microfono aperto, se avesse qualcosa da dire può tenerlo aperto, altrimenti giusto per evitare ulteriori rumori potrò anche chiuderlo. Avanti. Ok, sì, quindi come dicevo, appunto, inverter di carattere tipicamente residenziale per l'applicazione di casa. Le taglie sono tutte quelle che vedete lì sotto, per cui partiamo da 700 watt, il più piccolo, quello che partiamo a sinistra, è piccolo, è da 700 watt a 3 kW, S1 sta per singolo inseguitore, quindi impianti semplici di piccole dimensioni, poi vedremo anche le reali dimensioni e i pesi di questi oggetti, però diciamo inverter più semplici, fino a 3 kW, poi inverter con doppio inseguitore per chi dovesse gestire più faldo e più orientazioni, con tagli che vanno dai 3 agli 8 kW, in realtà poi per il mercato italiano il 7 e l'8 kW non si può utilizzare se non in configurazione trifase, ma a quel punto uno va direttamente su inverter trifase di taglia più grossa. È chiaro che utilizzando gli 8 kW, per esempio, per singola fase si può arrivare fino a 24-25 kW di impianto fotovoltaico, però a questo punto non si parla più di residenziale, insomma, siamo su altre taglie. Ah, io ho tradotto dall'inglese piccolo, rapido, brillante, forte, le traduzioni erano quelle, vabbè, ha più un aspetto marketing che effettivo, insomma, poi si parlerà direttamente della serie della macchina associata poi alla taglia. E passando invece sui trifase con doppio inseguitore, abbiamo la terza figura, denominato brillante. Con tagli che vanno dai 3 ai 12 kW, sempre con un doppio inseguitore, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, la 7 l'hanno lasciata da parte. Alessandro Basilico, buongiorno Alessandro, con doppio inseguitore. E infine l'ultima, la più grande, che è pensata, a mio avviso, più per impianti di commerciali, diciamo, quindi su capannoni piuttosto che uffici importanti, tagliano dai 13 ai 20 kW, sempre con doppio inseguitore. Okay?
Diciamo che l'impronta è quella, ok? E poi ci sono queste quattro differenti taglie. Avanti. Se mi fa andare avanti. Ok. Uno dei punti di forza di queste macchine è il peso. Cioè io penso già alle macchine che c'erano fino a qualche anno fa, macchine da 3-5 kg, pesavano 25 kg, qualcosa addirittura arrivati a dimezzare sia le dimensioni che il peso. È chiaro che, come ho già detto in altre occasioni, un inverter di peso inferiore poi influisce anche su quelli che sono i costi di spedizione e quindi sul costo finale del prodotto in quanto tale. Per cui il piccolino arriviamo a 5 kg di inverter, quello subito dopo arriviamo a 12,2 kg per andare a 18-19 kW per i monofase più grossi, dov'è qua? Per i monofase più grossi e i trifase, tra virgolette, più piccoli, e mentre l'inverter da 20 kW arriviamo a 26 kg. Io ricordo l'inverter da 20 kW, ma anche non troppo tempo fa, che arrivano a pesare una cinquantina di chili. Per cui qua è stato fatto un grosso salto di qualità per quanto riguarda proprio la tecnologia che è stata inserita all'interno dell'inverter. Nel caso specifico parliamo delle bobine, perché sono quelle poi che danno il peso, più peso alla macchina, a parte chiaramente il telaio. Molto leggeri e molto compatti. Non se riesco a litigare con questo PDF. Ok. Sotto l'inverter, beh, non c'è nulla di troppo nuovo. Abbiamo un sezionatore per la parte continua, i due ingressi per i due inseguitori, sempre con connettori classici MC4. Una porta che sembrerebbe una USB, però vediamo nel dettaglio, dove si inserisce una chiavettina per il Wi-Fi, quindi per il monitoraggio, per trasferimento dati al portale, e una porta RS485 che può essere usata sia per il monitoraggio, ma nel caso più specifico per funzioni di zero export. Lo vediamo nel dettaglio fra qualche minuto. Il connettore alternata sono connettori che abbiamo già visto anche nel passato su altri modelli di inverter, un connettore a innesto baionetta. Il gancio e sgancio molto rapido, e nonostante questo qualcuno riesce anche a devastarli per smontarli, in realtà è molto semplice. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, va bene, è tutto praticamente tutto radiatore, non ci sono ventole, per cui rumorosità ridotta, e anche il fatto che un componente in meno vuol dire anche un componente in meno che si possa bloccare, quindi l'affidabilità assolutamente migliorata. Tutto il telaio è in alluminio presoffuso, per cui praticamente la struttura portante della macchina fa anche da radiatore. Questo ha portato a, diciamo così, eliminare le ventole sicuramente e a migliorare anche quella che è l'efficienza globale di conversione della macchina. Colore impeccabile, un punto di bianco molto alto. Il design accattivante, dico la verità, a me non fa impazzire, mi ricorda un po' il frigorifero di mia nonna, però vabbè, questo è. Tutte senza ventole fino alla taglia più grossa, che è quella di 20 kW. Questo, a mio avviso, è un grande passo in avanti. Parte configurazione, l'inverter si può collegare al portale, il portale di monitoraggio, sia tramite 4G, che però da noi è una soluzione un po' poco battuta, perché laddove c'è una rete elettrica, bene o male, c'è sempre un segnale Wi-Fi a cui potersi agganciare, quindi in realtà questa qua è una soluzione più usata altrove che non in Italia. Quello invece che è ben carino è questa chiavettina, questo dongle, si chiama Wi-Fi D, non ne parliamo oggi, ne parliamo prossima volta. Una chiavettina che ha, come vedete, un piccolo display a cristalli liquidi che riporta alcune informazioni relativamente allo stato di funzionamento della macchina. La chiavettina si configura sempre tramite PC esterno al router di casa, il quale invierà i dati al server e poi quindi al portale. Tutto ne parleremo poi di portale e quant'altro, ne parleremo più avanti nelle prossime settimane. La connessione fra telefonino o PC con l'inverter si può fare sia in Bluetooth ma anche in Wi-Fi, anzi tipicamente il Wi-Fi è sempre un po' più la soluzione battuta per interfacciarsi direttamente con l'inverter. Tramite la connessione a portale, il service di SDAJ riesce a fare anche delle attività proattive sulla macchina, modifica parametri, aggiornamenti firmware, però è un'attività che facciamo soltanto in casi particolari, quindi non è una cosa che viene svolta regolarmente.
Per quanto riguarda invece, vabbè, insomma, il brillante, in realtà questo vale per tutti, un piccolo schermino di collegamento per sottolineare la possibilità di collegare questo smart meter assieme al Wi-Fi M, cioè a dire, è stato di un meter associato a un sistema Wi-Fi che trasmette i dati via LAN, via Wi-Fi al router, quindi a internet, quindi al portale. Tramite questo si riescono a trasferire i dati sia di consumo che di produzione, in modo tale che il cliente possa avere sott'occhio non soltanto l'attività dell'inverter, ma l'attività di tutta la casa. Quindi cercare di capire come gestire meglio i propri carichi. Tramite un sistema simile che vedremo fra poco, qualche cliente l'ha richiesto. Da noi non tanto, ma qualche cliente ha richiesto la possibilità di non esportare energia in rete. Lo vediamo poi nel dettaglio, un po' più nel dettaglio per quanto riguarda la parte di connessioni elettriche. E quindi di fatto quelli che poi sono i consumi, come dicevo appunto, tramite questo sistemino di metering, misura dei consumi di produzione. Ti può inviare tutto quanto poi al portale, avere un quadro un po' più chiaro di quelle che sono le attività dell'impianto di casa. Se avete domande potete interrompermi in qualsiasi momento, non l'ho detto inizialmente, ma è chiaro. Il portale, anche di questo ne parleremo più avanti nei prossimi webinar, è un portale graficamente molto, molto accattivante, molto completo, sia per quanto riguarda la versione desktop, sia per quanto riguarda la versione su cellulare. Esistono due tipologie differenti, adesso non vado troppo nel dettaglio, una tipologia per gli installatori e una tipologia per l'utente finale, in modo tale che l'installatore possa avere più impianti da tenere sott'occhio e più dati, contrariamente a quelli che sono invece poi l'app per l'utente. I vantaggi sono sempre gli stessi, insomma, una volta che uno ha l'app sul cellulare c'è sempre il real time monitoring da qualsiasi parte in cui esso si trova e vedere insomma l'attività dell'impianto senza dover essere per forza davanti allo schermo di un PC. Qua abbiamo delle schermate delle app, beh, insomma, c'è poco da dire qua. Qua c'è la parte della sinistra, la parte desktop, qua abbiamo la app per installatori e l'app per utenti finali, quella sulla destra, il Solar Air per utenti finali, dove si vedono chiaramente un po' meno cose che non l'app per OEM, per installatore. Caratteristiche tecniche degli inverter R5, si sono adattate le caratteristiche dell'inverter a quella che è stata l'evoluzione dei pannelli. Cioè a dire, ultimamente i pannelli stanno veramente volando come taglie, sono passati rapidamente da 270 a 280 watt, che era, a mio avviso già un bel passo rispetto a 250 qualche tempo fa, siamo già arrivati a 340, 400, 450 watt per pannello. E quindi di fatto anche poi le caratteristiche tecniche dei pannelli stessi sono cambiate, quindi correnti maggiori, tensioni maggiori e di conseguenza anche gli inverter devono adattarsi a queste nuove grandezze di corrente. Di fatto, per quanto riguarda la potenza massima di ingresso, i dati di ingresso sull'inverter, siamo arrivati a 12 ampere e mezzo, pardon, per la corrente massima sul singolo inseguitore e una tensione aumentata fino a 1100 watt, 1100 volt, pardon, per i modelli trifase R5. In questo caso parliamo del 10 kW. Abbiamo preso come modello di riferimento il 10 kW. Allo stesso modo, oltre ad aver aumentato la tensione, è stata anche abbassata la tensione di avvio, quindi per avere una maggiore operatività nell'arco della giornata. Questo trapezio, per chi magari è un po' più avvezzo, è il tipico trapezio di funzionamento, l'area di funzionamento utile dell'inverter, per cui una tensione di avvio abbassata però porta chiaramente a dei limiti in potenza, il range di parte, quindi quello pieno al 100%, che in realtà è al 110%, lo vediamo nella prossima slide, nella prossima parte, ce l'abbiamo a 400, 500, 500 volt, da 500 a 1000 volt abbiamo il range MPPT pieno, quindi riusciamo a sfruttare la potenza massima dell'inverter, quindi dell'impianto fotovoltaico. Come vi dicevo, la potenza massima
In realtà è stato aumentato del 10%, cioè inverte 10 kW, in realtà ne riesce a gestire tranquillamente fino a erogare fino a 11. In realtà abbiamo un po' mascherato inverter da 11 con il nome del 10. Di fatto, come vedete, il 100%, la potenza nominale è questa qua, riusciamo ad arrivare a un 10% in più. Per quanto riguarda la potenza reattiva, ovviamente è sempre tra lo 0, più o meno 0,8 no, 0,9 in questo caso. 0,8 potenza reattiva, che vabbè, anche lì potenza reattiva che teoricamente dovrebbe essere utilizzata dai gestori di rete per migliorare, o meglio, per far fronte a quelle carenze della rete. In realtà io non ho mai avuto un caso in cui un operatore abbia richiesto l'attivazione della potenza reattiva, però vabbè, la norma lo richiede e noi seguiamo. Andiamo avanti. Efficienza sono veramente molto alte. Perché se pensiamo, fino a poco tempo fa l'inverter monofase difficilmente poteva raggiungere efficienza del 98%. Mi ricordo sempre i valori attorno al 97, 97,5. 98,3 a mio avviso è un gran bel record per macchine monofase, per macchine di piccola taglia. Per quanto riguarda invece trifase, arriviamo al 98,8. L'efficienza massima di per sé è vero, non è molto indicativo, quello che fa la differenza è l'efficienza europea, però lo vediamo anche direttamente dai grafici che ci offrono, ci sono offerti su questa pagina. Abbiamo già che una certa costanza di rendimento ce l'abbiamo a partire da un 20-22%, 19% in poi, l'efficienza è estremamente costante. E comunque sia, anche scendendo sotto errori del 20%, siamo sempre a efficienza ragguardevole del 95-94%. L'algoritmo MPPT è stato ulteriormente migliorato, siamo sempre a valori molto elevati, siamo al 99-99%, adesso lascia un po' il tempo che trovo in questo valore, però di fatto quello che è il risultato finale è un aumento della potenza generata di circa 7-9%. Qua praticamente ribadiamo il concetto che abbiamo già detto prima, una struttura presso fusa rende tutto più compatto e di fatto migliora quella che è la dispersione del calore. Sulla riduzione potenza fino a 60 gradi centigradi, è chiaro che questi sono valori che vengono letti internamente alla macchina, non parliamo di temperature esterne, parliamo di temperature interne rilevate dai sistemi di controllo della temperatura interni dell'inverter. Nota di pregio, a mio avviso, anche questa è molto importante, una distorsione armonica inferiore al 2%. E ricordo anni fa, quando si parlava del 3%, si facevano già i salti di gioia. 2% a mio avviso è strabiliante, è un gran risultato, e pone queste macchine, seppur sia un'azienda che non ha un nome molto famoso, comunque in una posizione di assoluto rilievo, perché un 9% di distorsione armonica è un numero veramente molto, molto basso e molto importante. Bon, per quanto riguarda la presentazione prodotti, abbiamo terminato. Passiamo invece alla presentazione. Aspetta, la vedete? Datemi un riscontro perché non so se riesco a farvela vedere questa presentazione. Cosa vedete per adesso? Aiutatemi, qualcuno mi dica qualcosa, per favore. Alessandro? Niente, De Salvo, qualcuno mi dica se vede la presentazione dei meter. Niente, non aiuta nessuno oggi. Alessandro. Ma io vedo una presentazione. Cosa vedi? Aspetta, eh. Vedo l'inverter R5. Ah no, aspetta, no, allora non è questo. Andiamo così a Tieni conto che scuola. sono da cellulare, quindi vedo pochissimo. Un In macchina attimo, poi vedi tu. un attimo. Grazie, sì, no, mi importa, è importante, importante. Devo capire come fare a condividere questa presentazione qua. Porca miseria.
Non riesco a capire come cambiare presentazione questo aggeggio qua. Dio mio, perché... Ma tu hai mai fatto... un attimo, ci sono. Eccoci qua. Ci sono, trovato. Ok. Ma vedi? Alessandro, ti sento più anche te. Sì. Cambiato? Sì, sì. Okay. Adesso hai cambiato okay, immagine, okay. Vedo, sì, vedo messaggi in grande. Ok, purtroppo va avanti da solo sta presentazione, se riesco a modificare anche le tempistiche di transizioni, durata. Intervallo. Non più del mouse, giusto che è a posto. Ok. Qua è presente pure come schema di principio. In realtà non è riferito all'R5, ma a posto di questo inverter, che è la generazione precedente, che è tuttora in commercio, ci dovrebbe essere un R5. La struttura è la stessa solita che probabilmente già conoscete, cioè... fotovoltaico, inverter, il relativo contatore di scambio. Ah no, scusate, il contatore di scambio, i carichi di casa, il contatore bidirezionale e tra, diciamo così, il contatore bidirezionale e il resto della casa abbiamo questo CT, il current transducer, cioè il TA, per intenderci, il nostro italiano del TA. Il TA che è collegato a un meter, come già capita per gli impianti con inverter ibridi, meter collegato a un sistema di comunicazione che riferisce all'inverter qual è lo stato della transizione dell'energia da e per l'abitazione. Questo servirà per attivare quella funzione di zero export, ma non solo, ma anche per, come dicevi, accennavo poco fa, per inviare, diciamo così, il profilo dei consumi al portale di SJ e poterlo tenere sotto controllo. In realtà questa presentazione è stata pensata per discutere lo zero export. In realtà poi si applica comunque benissimo anche al fatto di poter rilevare i consumi di casa. Nella scatola c'è chiaramente il meter, questi sono gli attrezzi che vengono utilizzati da parte degli installatori. La parte sotto della macchina che abbiamo già visto, in questo caso sempre la R5 e R5 trifase. L'unica differenza in questo caso è, scusate, qua se ne va da solo, il connettore d'alternata con monofase, qua abbiamo il trifase sempre circolare a 5 poli. Però il concetto è sempre lo stesso. Questo se ne va avanti per i fatti suoi, mi sa. Aspetta, scusate un attimo. Ok. Andiamo pure avanti. Ah, nei trifase, un dettaglio che non vi ho detto, nei trifase da 13 a 20, anziché avere un connettore abbiamo una morsettiera, quindi c'è un coperchietto che copre una morsettiera. E lo vediamo qua sotto, i 13 e 15 hanno sempre due inseguitori, ma gestiscono un numero di stringhe più basso, quindi due stringhe più una. Nel caso del 13-15, 17-20 hanno invece 2 più 2, quindi un totale di 4 stringhe collegabili, 4 coppie di cavi. Per quanto riguarda il Wi-Fi, vi accennavo che è una pseudo USB che si collega al punto specifico, mentre invece accanto, come vedete, un RJ45 per collegare la comunicazione fra meter e inverter, è un RS485, in realtà il plug è il classico RJ45, qua abbiamo gli stand di collegamento, qua abbiamo una foto di come viene alla fine, come si presenta il tutto una volta che è collegato. Niente, sta presentazione qua avanti per fatti suoi, non riesco a... Ok, così. No, sono sempre ancora con il dopo 5 secondi. Ok.
Proviamo a vedere se funziona adesso. La parte meter, ripeto, per chi ha già avuto modo di lavorare con questi sistemi, cioè sono di due tipi. Una tipologia in cui il TA è già integrato dentro il meter, per cui vengono fatti passare, come in questo caso vedete, pin 1, 2, 3, 4, vengono fatti passare i cavi di potenza, fase neutra, questo è monofase. Mentre invece da sotto, su pin in questo caso 24-25, verranno fatti partire una coppia di cavi RS485 che andranno a comunicare all'inverter quanta corrente in quale direzione sta andando. Okay. Sarà poi l'inverter a inviarlo in Wi-Fi, a inviare questi dati direttamente al portale. C'è qualcuno che ha il microfono aperto, forse è ancora Alessandro. Sì, Alessandro, ti zittisco. Ok, così dovrebbero sentire tutti un po' meno rumore. Ok, qua abbiamo un esempio dove abbiamo i vari interruttori, quindi interruttore lato casa, interruttore lato inverter, scaricatori, e qua abbiamo il meter, vedete, dove abbiamo collegato fase in rosso in questo caso, il neutro in blu. Il fatto che questa foto me l'ha mandata i colleghi dalla Cina, per inciso in Cina, comunque fuori dall'Europa, i colori dei cavi sono differenti dai nostri, possono utilizzare i colori che vogliono, mentre da noi c'è una norma specifica che forza l'utilizzo del blu per il neutro e il marrone o il nero per quanto riguarda le fasi. Ma hanno messo il rosso, quindi diciamo che in Cina è concesso, mettiamo così, in Cina è concesso. Come dicevo, vedete questi due filetti piccoli, siete qua in basso a destra, è la RS485 che poi viene inviata all'inverter. Infatti, ovviamente, 1 e 2 fase è neutro. Scusate, all'impianto di casa, quindi ai carichi, e 24-25 per quanto riguarda la connessione verso l'inverter. Per quanto riguarda invece quei casi in cui abbiamo un TA esterno, vedete, abbiamo il solito differenziale dalla rete, quello che va ai carichi, i soliti scaricatori. Qua abbiamo l'alimentazione, che serve per alimentare il meter, ok? Di fatto poi, vediamo qua, il meter, vedete qua, è collegato direttamente subito dopo il contatore. È un TA classico che si aggancia sulla fase, il quale ha chiaramente una polarità. Cioè sul meter è stampigliata una freccia, potete vederla qua in neretto, qua si vede. La freccia, la punta della freccia deve essere rivolta verso i carichi, verso quello che è l'impianto. Poi questo TA, ok, invia tramite questi due cavetti qua, bianco-blu e bianco, la quantità di corrente e la direzione al meter, ok? Il meter poi la comunicherà in RS485 all'inverter. C'è un'altra coppia di cavi, adesso non si vede. Eccola qua. La invierà in RS485 all'inverter tramite pin 7-8. Adesso questo è un dettaglio un po' tecnico, però giusto per capire la filosofia che c'è dietro. È un po' quella classica, ripeto, che sono visto già, chi ha fatto già impianti ibridi ha già visto questo tipo di cose. Quindi di fatto viene mandato il segnale a questo meter, che è un meter con TA esterno. Il meter va applicato sempre, anzi importantissimo, perché anche recentemente, proprio ieri, mi è capitato un cliente che ha collegato il TA, ma non subito dopo il contatore, ma in un punto più in là, mettiamolo così. Quindi di fatto il TA non misurava tutti i consumi, o meglio, misurava l'energia uscita dall'inverter verso la rete. Infatti c'è un'altra persona che si sta aggiungendo adesso, però di fatto poi consumi ne mostrava soltanto una parte, e quindi l'impianto non funzionava e niente, non riusciva a capire. Una volta capito poi qual era l'inghippo, ha posizionato il meter subito dopo il contatore, e quindi il punto più estremo dell'abitazione, e ha risolto il problema. Qui abbiamo un dettaglio di quello che è poi anche il meter trifase, perché esistono anche meter trifase per impianti più grossi. Qua abbiamo
Le vite più grandi chiaramente per tre fasi a neutro, e mentre sotto la morsa e tira abbiamo i punti in cui andremo a prelevare il segnale RS485 da inviare all'inverter. Il concetto cambia il meter, ma il concetto è sempre lo stesso. È chiaro che in questo caso i consumi sono distribuiti sulle tre fasi, quindi ci possono essere fasi che sono un po' più cariche delle altre. Di fatto, poi quello che viene fatto dal meter è una somma vettoriale di quelli che sono i consumi di casa e alla fine il consumo è un dato di consumo o di emissione è unico per tutto l'impianto. Abbiamo uno schema un po' incasinato, ma basta chiarire le cose. E qua sopra abbiamo la retro trifase che arriva, okay? Esce, va dentro il magnetotermico di protezione. Dal magnetotermico va al meter, dal meter esce e va al magnetotermico che va ai carichi di casa o all'inverter, anzi in questo caso all'inverter. Carichi di casa sono questi qua sopra in alto, vedete, utenza. Senza stare lì a guardare adesso il dettaglio dei vari pin, okay? L'importante è vedere che ci sono le tre fasi, il neutro, e poi in basso, qua sotto, in questo punto qua, i cavetti dell'RS485 che vanno all'inverter. Qua abbiamo la parte di comunicazione che onestamente non vorrei discutere adesso perché non c'entra. Non c'entra meglio, lo vorrei tenere per la prossima volta anche perché sono una serie di step un po' tecnici di wifi, di password e quant'altro. Direi che per quest'oggi abbiamo terminato. Se avete domande potete farle adesso. Altrimenti io vi invito a partecipare giovedì prossimo alla stessa ora, allo stesso link per discutere dettagli un po' più tecnici, per cui avremo anche dei video da vedere su come si installano, su come si configurano il wifi e quant'altro. Insomma, qua ne abbiamo un po' di... devo vedere un po' qualche dettaglio se mi viene in mente altro da anticiparvi per la settimana prossima. Qua. Un attimo che arrivo. Sì, come collegarlo a internet, impostare l'inverter per quanto riguarda la parte scelta del paese di applicazione. Non c'è altro. Va bene, per oggi direi che posso... Se qualcuno ha fatto domande, scusate. Sarà resa disponibile la presentazione di oggi? Sì. Mi mandi una mail. Adesso non so perché... Anzi, facciamo così, guardate. Vi mando direttamente a tutti un link da cui potete scaricare le presentazioni. Ok, questo qua. Le troverete in inglese, troverete un po' di tutto. Vi mando il link da cui potete scaricarle. Aspettate un secondo, che lo mando direttamente subito. Tieni il link, mega. Eccolo qua. Questo è un server che ho trovato io per caso, quasi per caso. È un server della Nuova Zelanda, ma ha degli spazi di creazione molto, molto, molto vasti, tutti gratuiti, per cui... Se cercate una soluzione alternativa ai vari Dropbox, che comunque è molto pubblicizzato, in realtà questa qua è una soluzione, a mio avviso, sicuramente migliore di Dropbox. Ottimo. Nulla, vi ringrazio ancora per essere stati con noi. La prossima presentazione è sempre giovedì. Porterò via anche lì una mezz'oretta, probabilmente qualcosa di più, perché ci sono dei video che tra l'altro vorrei riadattare perché sono un po' lenti. Magari li vediamo a velocità accelerata in modo tale da non farvi addormentare sulle seggiole e magari farvi vedere qualcosa di più. Di nuovo a tutti, grazie e buona giornata. Alla prossima.